In Bari, siamo in questa casa, però facciamo finta di essere nello studio. Sono comparsi davanti a me, che sono in Bari, siamo in questa casa, però facciamo finta di essere nello studio. Ora, devo leggere quelle parti per dovere professionale. Per i venditori, promettenti e venditori, nell'attesa di un solito, di bene contravenduto, libro da ipoteche, passività immobiliare, da diritti reali, godimento spettanti del emulare tra arretrato, imposte, oneri e privilegi da qualsiasi altro vincolo o giudizio. Tra le imposte dell'ultima dichiarazione dei redditi. Ora, i promittenti e i venditori consigliano ancora a parte i promittenti. Ci abbiamo catastale, ci sta, contratto locazione, ci sta. Perfetto. Il prezzo, diciamo, Sì, sono arrivata. Sono appena arrivata in città. Ho preso la via del mare. Siamo qui. Tutto il momento. Perfetto. Siamo qui, cioè. Anno 2008, 30 ottobre, in Bari, via Embriaghi 95. Facciamo sempre finta di essere nello studio. Sono i comparsi davanti a me. Io sì, devo leggere come parti per dovere di forma. I venditori dichiarano che l'immobile è stato realizzato nel 1934. Dichiarano altresì che l'immobile è residenza vitalizia non elevato da poveri e da ipoteche. E come devo stare? Male, sto male perché è tutto così pieno di ricordi che... Il prezzo comprato per le parti di euro, qualcosa lo sappiamo già. Insomma, questa firma è diventata un tormento. Certo, per loro non è facile lasciare Bari. Ma io non posso venire a Bari ogni 5 minuti per una firma. Se solo la banca ci avesse dato un po' più di tempo. Che? Crepi. Grazie, grazie per essere ritornato. Io veramente non so come ringraziarlo, stato davvero gentile. Per carità, dico. Piuttosto i documenti? Sì, ho portato. Ha ricevuto? Sì. Bene, viaggio com'è andato? Bene, certo, tra la vendita, tornare a Bari, i conti da sistemare, troppi pensieri. Ormai lei lo sa, non ho più segreti per lei, posso parlare in confidenza. Certamente. Lei sa quanto è importante per me firmare oggi. Ma sì, signora, vedete che oggi lo facciamo. Certo, per carità, con i suoi non si sa mai come va a finire, ma come diciamo noi. Non c'è due senza tre. No, è che sono anziani e poi non erano tanto convinti. Ora gli ho parlato. Dai, che oggi parliamo. Il resto, signora, sono momenti difficili per tutti. Se le dicessi che cosa mi è successo la settimana scorsa. No, me lo dica, non sono davvero in grado di sostenere. No, non se la prende. No, perché da? Caffettino? No. Andiamo.
inarrivabile! Ma che sta succedendo qua? Mamma, finalmente sei arrivata! Non ti ho chiamata per farti spaventare! Mamma e mamma si stavano vestendo. E nonna mi voleva far vedere un centrino dei suoi che ha fatto ricamare per me. E allora? E allora, stamattina io e Andrea stavamo facendo colazione perché ci siamo svegliati presto. E a un certo punto Andrea si è messa a guardare uno di quei video del blog di Beppe Grillo. Andrea, ti ricordi quando ci nascondevamo sempre sotto questo tavolo da ragazzini? Andrea, che palle, ti prego! Ma pure qua devi rompere con questi video! Ma che vuoi, Emanuela? Sta succedendo oggi? Ma che sta succedendo? I nonni vendono la casa e allora vengono a stare da noi, non sei contenta? C'hai così un bel rapporto te con nonna, sei la sua preferita. Questa gente che è il momento che non rappresenta più nessuno perché non è, non sono. Guarda, io vorrei sapere che cosa c'entra il tuo attivismo con stamattina. Senti, ma tu lo sai cos'è un disegno di legge di iniziativa popolare a norma dell'articolo 71 della Costituzione? Un disegno di legge di iniziativa popolare a norma dell'articolo 71 della Costituzione, te lo ripeto. Un disegno di legge di iniziativa... Ho capito. No. Ecco, io non capisco proprio come fai a vivere ignorando tutte queste cose. Italiani! Se noi oggi ci siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è che l'onore, gli interessi e l'avvenire ferreamente l'impongono. Poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni. Sai come è fatto, nonno? Ha cominciato tutto il suo discorso sulla politica, sul fascismo, sul fascismo. Dov'è mamma? In camera da letto. Non c'è dubbio. Ma si può sapere che avete combinato? Mamma, i nonni hanno litigato tutto il giorno. A un certo punto nonna è diventata completamente rossa. Non l'avevamo mai vista così. La gredina come al solito fumava e per farla calmare le ha fatto fare due tiri. Che tiri? Una cannetta. C'è cosa? Sì, ma adesso sta meglio. Ma quale meglio? Meglio. Guarda che nonna si è veramente arrabbiata. Perché a un certo punto si è messa a ridere il nonno che recitava tutti i discorsi del Duce. Pensa, Andrea, che il lungomare di Bari è stato costruito durante il suo periodo. Conoscevo a memoria tutti i discorsi del Duce. Conservo anche i suoi dischi da qualche parte. Grande storia quella. Che uomo straordinario. Andrea non ascolterà niente. Perché? Perché quelli acqua passata. Tu mi devi dire da quanto in qua ti interessi di politica, eh? Io la politica in questa casa la faccio da 50 anni. Beh, a un certo punto sono finita a parlare delle elezioni regionali e nonna ha detto che questa era la prima volta che non riceveva da loro indicazioni di voto.
Beh, per lui era scontato che non avrebbero mai votato un gay, cattolico e comunista. Sappi che tre cose non vanno d'accordo, eh? I gay non sopportano i cattolici non sopportano i comunisti non sopportano i gay! Non andranno d'accordo! Esatto! Ma è la prima volta che io sono scesa in piazza! Piazza? E mi sono emozionata! Pure! Io ho votato Nighi Vendola! Traditrice! Tu sei traditrice della patria! Che c'è il diluvio universale che si avvicina, e allora credo che noi non
non solo nei nostri sogni notturni, non solo nelle nostre poesie, non solo nelle nostre profezie, ma nella politica. Siamo chiamati al dovere fondamentale di costruire l'arca della salvezza. La scenografa Marianna Di Bella. Il costumista Luigi Scaccacatrino. Il direttore della fotografia Paco Maddalena. L'autore delle musiche Antonio Tuzza. Gli interpreti Alessandra Mortelliti, Riccardo Francia, Giustina Boromo, Anita Zagaria. Il produttore e regista Andrea Costantino. Diamo la parola al più anziano in grado. Allora, la sentenza su sposerò Nicky Vendola, l'imputato è presente. Veloce, abbiamo un regista che ci sta ascoltando, ma devo dire che in questo cortometraggio siamo davanti a una famiglia che sta per subire un evento traumatico come la perdita della casa di famiglia, e alla politica che dà una speranza concreta, che penso che è quello che la politica deve e debba fare, e questo cortometraggio lo distingue molto bene. Traduciamolo in... Sì, ma gli è piaciuto no, Ardemagni? Allora, da 1 a 5 palle quante gliene diamo? Facciamo 4, per non dire 5 perché so che c'è... Clamoroso! All'esito della presenza del regista è un 4. La reazione subito di Andrea Costantino, sei salvo. Sono il primo, felice, però è il primo su 3 natale. Sentiamo gli altri, Ardemagni. Sì, c'è stato un momento in cui ho pensato che il regista volesse dire addirittura vediamo la politica come per non occuparci della nostra realtà, per un attimo, come spesso noi maschi ci occupiamo di calcio per non occuparci di quello che ci sta succedendo in casa. Sentiamo il giudizio appunto femminile. Sì. Devo dire che lo spunto interessante, non retorico, sta nel fatto che una vecchia generazione sobbarca e cambia le impostazioni e le visioni del proprio marito fortemente mussoliniano, quindi lo spunto è molto bello, secondo me andrebbe approfondito. Quindi da 1 a 5? 3 e mezzo. 3 e mezzo, ah, però. Intanto prego la regia di inquadrare lo splendido décolleté della giurata. Intanto non c'è regia, sì. E non c'è telecamera, non c'è neanche Bruno décolleté di nessuno. Ardemagni, ma lei ha scelto dei piccoli critici che crescono. Sì, appunto. Sì, perché sì, non è che dicono mi è piaciuto o non mi è piaciuto, fanno tutto un panegirico, poi come facciamo di solito noi. Com'è il film? Bello. Sentiamo il terzo giurato, sì, della giuria popolare che giudica Sposerò Nicky Vendola.
un 4 abbondante, un 3 e mezzo, anche questo leggermente abbondante, l'ultimo, il più giovane del trio. Beh, io mi trovo d'accordissimo con i precedenti due e finalmente c'è un corto italiano che non è una barzelletta, come mi hanno anche suggerito in un certo senso come frase. Finalmente una storia seria, una storia bella che nei corti è difficile trovare. Io do 4. 4? Meno male che nessuno ha detto due palle, perché se no. No, mi sembra molto buono, io direi, ma non è il caso di rischiare di buttare qualche corto in prima serata ogni tanto? Magari prima dello spettacolo. Ma che fa? Demani, l'editoriale? Ma che fa? L'Elzeviro? No, bisognerebbe, assolutamente. Bisognerebbe. Questa è un'ipotesi di lavoro e direi assolto a pieni voti. Beh, assolto, no, promosso a pieni voti. Promosso a pieni voti. Ardemagni, lei faccia così assolto allora. Assolto dell'utri. Ecco, un'altra cosa. Lei vada a questo punto sul red carpet perché si sta preparando la sfilata della sera. Lo sapeva Ardemagni che esiste solo da una decina d'anni il red carpet? Ma lo apprendo da voi e me ne compiaccio. Vada a studiare la storia del red carpet e poi facciamo geografia. A dopo. Grazie Ardemagni, buonasera. Beh, insomma, altro che promosso, sposare Michi Vendola è un grande successo. Sono molto felice di questo, raccoglierò anche nei prossimi giorni altre impressioni, però già queste prime sono molto positive. Posso dire a tutti che il corto è prenotabile sul sito www.sposeronichivendola.it. Quindi abbiamo qualche problema di distribuzione nelle sale. Lei, cioè, che si vede su internet. Sono pieno di debiti, quindi prenotate il... Ma come funziona? Cioè, uno va su internet e... Lo prenota, non lo riceve subito perché sennò la pirateria... Lo compri. Lo stronca. Quando arriviamo a un numero considerevole lo distribuiamo. In DVD o te lo scarichi? In DVD e lo hanno già prenotato un migliaio di persone in questi 7 mesi di campagna sul web. Alla faccia! Quanto è costato? 49.000 euro più IVA. C'è l'IVA, sì. C'è l'IVA. Al 20 o al 10? C'è l'IVA. Però di solito il produttore dice se non ti serve la fattura le possiamo. Ci penso tutto io. Fatturato, tutto collocato, tutto fatto. Un'occasione rarissima che capita a noi che sul cinema a volte facciamo dei riassunti incomprensibili, i nostri ascoltatori non sono diversi da noi. Un breve riassunto in 40 secondi del film da parte del suo regista. 3 donne, una nonna, una mamma e una nipote, alle prese con la vendita di un appartamento importante, perché è l'appartamento di famiglia, in un contesto difficile tra il 2005 e il 2008, in cui Niki Vendola e Beppe Grillo danno una bella scossa alla gente, sia in Puglia che in Italia, con delle proposte come il disegno di legge di Beppe Grillo e le primarie vinte da Niki Vendola. Tutto questo in un contesto particolare che di solito non svelo, adesso dopo la prima proiezione posso svelarlo, in una famiglia molto tradizionale in cui il capo famiglia è un nostalgico del ventennio. Pure Andrea Costantino, regista di Sposerò Niki Vendola. Anche solo per il titolo, perché riecheggiare con lo Sposerò Simon Le Bon, che negli anni 80 fece così tanto successo. Massimo, siamo a Venezia, siamo in mezzo alla mostra del cinema, avevamo chiesto di averlo qui perché non potevamo farne a meno, lui ha detto io sono a Venezia, ma non sono lì fisicamente, io incombo su di voi come un angelo sterminatore. L'anima del cinema, Enrico Ghezzi, dove diavolo è? Ciao. E buonasera Ghezzi. Sono vicinissimo a voi e speriamo che ci procedesse con un innesco, quelle cose tremende, un Larsen. Cioè, lei sta parlando al telefono nascosto in qualcuno dei giardinetti, ci stiamo guardando tutti intorno per vedere se allora, dietro è nascosto. C'è tempo a guardare, c'è dei film da guardare. Sì? Niente, no. Senta, l'ha visto Sposerò Niki Vendola? No, ma mi era stato preavvertito giorni fa da alcuni amici salentini e spero di vederlo o in un prossimo giro o in un DVD che mi piacerebbe molto ricevere. Lo deve prenotare sul sito. Pagando, però. Pagando, dice Italo Moscato. Riceverlo qui e poi glielo rendo subito. Certo. Thank you.
parte di tutti.